Benvenuti a Wisp Magazine, puntata numero 20, puntata speciale che sento molto vicina anche alle mie corde. Parleremo di cinquantenni e dintorni e lo faremo con Milena Boccadoro Ameli, Daniela Boccadoro Ameli, benvenuta Daniela, che è anima e presidente di un'associazione di promozione sociale, valori e cultura e direttore anche di un portale, Altra Età. Grazie mille, grazie tante, grazie telespettatori. Beh sì, vive 50. Vive 50. Anche allora, perché siamo tanti. Siamo in tanti. È una puntata speciale dedicata al benessere, soprattutto over 50, e voi avete lanciato anche questo premio, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, che è il premio Active Più, rivolto a tutti gli sportivi che hanno superato i 50 anni. State ricevendo moltissime adesioni, c'è anche il patrocinio della Regione Liguria, Wisp naturalmente che vi dà sempre una mano, insomma i numeri crescono. Sì, i numeri crescono, le adesioni anche, le adesioni sono aperte per tutto il mese di febbraio, quindi abbiamo tutti molto tempo per parlare di attività fisica, di benessere, di socialità, di stare bene, passare bene, un periodo molto importante della nostra vita. Stiamo vedendo intanto immagini della premiazione, poi ci arriveremo, dell'edizione dell'anno scorso. Tu sei molto attiva, abbiamo detto, con questa associazione Valori e Cultura, ma anche con il vostro portale Altra Età, e proprio sul portale Altra Età sono andata per vedere un'intervista che tu hai fatto ad Angela Finocchiaro, che si è occupata di questo problema, tra virgolette, delle cinquantenni in un film, il primo vero film sulle cinquantenni, Ci vuole un gran fisico. Allora, magari possiamo cominciare anche a scorrere qualche immagine. È una testimonial importante, la Finocchiaro, sempre molto ironica. Intanto Angela Finocchiaro è una persona deliziosa a livello personale, proprio come persona. Lei si è dimostrata molto disponibile quando le ho detto che abbiamo questa testata giornalistica che parla di cinquantenni, 50, 60, 70, quindi questo periodo stupendo della vita, e lei mi ha detto: no, davvero, non lo sapevo, ma è vero, si possono fare queste cose. Per me considero i 50 anni una specie di bivio, una mezza tragedia, un compleanno un po' triste. Gli ho detto: ma no, si apre una nuova vita, si aprono cose nuove, tempo, molte cose a disposizione che prima, quando sei verso i 30, 40 anni, non puoi fare, perché sei dedicato ai figli piccoli, sei dedicato al lavoro che devi assolutamente correre di qua e di là. A 50, 60, un po' di respiro in più puoi tirarlo. E questo è il motivo per cui dal lancio della seconda edizione di questo premio Active Più già in molti hanno compilato, poi andiamo anche a vederlo, il coupon per partecipare. Quanto è importante, quindi, e quanto la gente sa che il benessere psicofisico dopo i 50 è fondamentale? Ma guarda, dunque, intanto noi abbiamo un punto di riferimento che è la WISP, e la WISP Liguria, in particolare Tiziano Pesce, che ci accompagna in questo percorso di conoscenza proprio dello sport dopo i 50. Devo dire che fare attività fisica è fondamentale, attività fisica legata ad una buona alimentazione, legata ad un corretto stile di vita, legata anche un po' a prendersi anche un po' più alla leggera, cioè non dico prendersi in giro, ma insomma non prendere più troppo sul serio quando sei così come quando sei un giovane ragazzo. L'adesione è alta anche perché ci sono da parte dei nostri partner dei bei premi, perché abbiamo anche quest'anno Franco Rosso che ci regala due viaggi, uno in Tunisia, l'altro sul Mar Rosso, qualcosa del genere, poi lo vedrete sul portale, per due persone, per cui i primi due classificati, diciamo i primi due che manderanno e faranno vedere com'è divertente, com'è bello fare sport e stare insieme, avranno la possibilità di partecipare a questo e di ottenere questi due premi messi a disposizione. Poi abbiamo altri premi, altri doni, diciamo omaggi offerti dalle terme di Genova, le terme di Saint Vincent, l'acquario di Genova che è un nostro partner da sempre. Basco quest'anno regalerà dei buoni sconto, proprio regalerà delle spese, cioè potete fare la spesa da noi a 0 lire, quindi a 0 euro, si diceva una volta lire, adesso 0 euro. Quindi tante cose.
A proposito di premi, anche voi siete stati premiati, perché lo leggiamo proprio sul vostro portale, Altr'età premiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni. Vediamo la possibilità di iscriversi al premio Active Più, ma vediamo anche sul vostro portale tutte le rubriche benessere e bellezza, truccarsi con gli occhiali, le sette regole per essere irresistibili, i tagli di capelli, look per la signora 2015, poi in questo caso si parla ancora delle mise di Capodanno, gli hobby, la casa, quindi il vostro portale è anche un riferimento importante per la mezza età. Sì, è un punto di riferimento, devo dire, apprezzato non solo nella nostra città e nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, perché io vengo anche chiamata a tenere delle conferenze su questi argomenti, cioè anche ad aiutare un po' a capire le persone che stanno passando questo cambiamento, questo passaggio ai 50, che una volta era un disastro, invece adesso è una cosa normalissima, e quindi come passarlo al meglio, come stare bene con se stessi, come prendersi cura di sé e come invecchiare meglio. Invecchiare, siamo destinati, non c'è niente da fare, però se si invecchia bene, se si invecchia con un po' di stile, se si invecchia con un po' di saggezza anche nel tenersi, nel mantenersi, forse insomma si vive meglio. Si vive meglio e si fa vivere meglio anche chi abbiamo intorno. A proposito di benessere psicofisico per chi ha superato insomma i 50, ma anche i 60 in questo caso, perché over 65, il progetto di WISP Un Tuffo nella Salute. Siamo sul nostro portale perché il progetto è partito con tante adesioni, sono gli over 60 e anche le prime visite. È stato approvato lo scorso dicembre dalla Giunta della Regione Liguria su proposta degli assessori regionali allo sport e alla salute Rossi e Montaldo. Ha preso il via ufficialmente il progetto Un Tuffo nella Salute, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Tutti gli over 60 sani o cardiopatici, e in particolare il loro benessere, questo è l'obiettivo, di capire i vantaggi del nuoto praticato, una visita cardiologica prima e dopo questa serie di lezioni. Tante adesioni, possiamo leggerlo ancora sul nostro portale, sono già oltre 100 le richieste pervenute per partecipare a questo progetto, e si pensa anche di ampliarlo, perché per il momento sono Piscine del Ponente, ma c'è grande richiesta anche in centro, insomma in tante altre zone della città. Milena, gli sportivi nuotatori che partecipano al premio Active over 60 sono tanti, perché il nuoto prende molto. Fa molto bene naturalmente, perché non impegna soprattutto la schiena, che è una parte molto delicata con l'avanzare degli anni, non la impegna, diciamo che la lascia libera nell'acqua, quindi non si fa uno sforzo eccessivo. Ma sì, ma poi tutti gli sport, ma anche il tappetino che si usa in casa per fare qualche movimento, andare in palestra due volte la settimana, fare piccole cose ma farle in maniera continuativa. Questo è importante, bisogna avere una certa disciplina, perché magari si comincia poi non si frequenta, invece l'importante è anche quello. Abbiamo visto le immagini della premiazione, possiamo rivederle, perché c'è anche la Fondazione Buongiorno che sì, vi dà una mano, intitolata proprio al grande presentatore. Qui ti stiamo vedendo, vediamo Tiziano Pesce dell'UISP, immagine l'anno scorso, ma insomma ancora una volta partner importanti. Sì, nuovamente Nicolò Buongiorno ha dato la sua adesione. Presenteremo un'iniziativa che partirà prossimamente insieme con la Fondazione Buongiorno, e devo dire che insomma il figlio è degno proprio del padre, perché il padre era un grande sportivo ed è arrivato ad una benemerita età coltivando proprio attività sportive sempre, quindi facendo cose più impegnative. Noi non diciamo fate cose stra impegnative, non andate a scalare le montagne, o meglio, se le volete fare fatelo, ma seguite tutti i consigli e siate molto cauti, e soprattutto non fatelo troppo tardi, nel senso che abituatevi a fare le cose gradualmente nel tempo, eccetera eccetera. Però diciamo sì, fate attività,
fate, divertitevi, perché poi attività vuol dire attività fisica, vuol dire divertimento, stare insieme, essere proprio, passare del tempo, quindi evitare di stare in casa soli, tristi, partecipare a delle associazioni, quindi ritrovarsi, poi è questo il senso dell'attività sportiva. Scopro delle curiosità anche legate a te, che sei una donna piena di interessi, di iniziative e di impegni. Intanto altrettanto c'è anche la parte speciale turismo, ma c'è anche questo aspetto, vino e contorni. Per un autunno speciale il prosecco, sappiamo cosa mangiamo, scopriamolo con cultura e cultura. E poi questa cosa delle donne del vino, che hanno premiato Philippe Daverio come uomo dell'anno, e mi interessa, tu fai parte anche di questa associazione? Faccio parte, sono stata chiamata a far parte di questa associazione nazionale Donne del Vino, dove ci sono delle donne speciali, devo dire, delle grandi imprenditrici, sono ovviamente imprenditrici del vino, quindi hanno della produzione di vino, ma ci sono anche molte ristoratrici, molte sommelier, e è un ambiente molto forte, come sempre quando gli ambienti femminili riescono a imporsi sono molto forti, si fanno moltissime cose. Ogni anno premiano una figura d'eccellenza, e per non scivolare troppo nel femminismo, che insomma è questa è una parte che ovviamente si tende a fare, si premia un uomo particolarmente, che si è particolarmente distinto. L'anno scorso è stato Bruno Vespa. Bruno Vespa, Philippe Daverio è l'uomo di quest'anno. È l'uomo di quest'anno, l'uomo del 2014. Del 2014, quindi, 2015 appena 3. Cominciato. Avete già delle idee sul 2015, ma è troppo non presto. Lo so, è troppo lo presto. So, non lo so. Perché Philippe Daverio, che è un uomo di cultura straordinaria, che perché riesce Philippe a rendere Daverio anche accessibile. Esatto, ha interessi nel vino, quindi ha scritto moltissimo. E ha scritto anche di vino. È un infine intenditore, è un eccellente storico, un eccellente uomo di cultura, e quindi ha tenuto una lezione per me, perché non sono così addentro alle questioni culturali, però. Ha tenuto veramente una conferenza a Roma, a Palazzo Venezia, l'anno scorso, appunto, quindi verso settembre-ottobre, e eravamo tutte, noi femminucce, tutte piuttosto così con gli occhioni sgranati, molto, molto interessante. Stiamo per chiudere, allora torniamo sul vostro portale altraetà.it per vedere come ci si può iscrivere al premio, alla seconda edizione, al premio Active Più. Vedete che la possibilità è questa, basta. C'è un banner enorme. Un banner enorme che io ho cliccato e ora vediamo, è molto semplice, hai più di 50 anni, sei appassionato di sport, queste sono le caratteristiche che uno deve avere. Queste sono le caratteristiche, tutti possono partecipare, tutti possono divertirsi, bisogna ovviamente mandare una piccola testimonianza, una foto, un filmato per i più digitali, un pensiero, anche una dichiarazione, una poesia, un pezzo, un articolo, qualsiasi cosa tramite il portale. Per chi non fosse però digitale, si può inviare il tutto anche alla redazione di Altra Età, che è in via, lo dico piano. Dillo piano, così prendo via pronto. Domenico Fiasella 16/20 Genova. Siamo nel cuore di Genova, quindi facilissimo. E chi non è digitale comunque può farsi aiutare, da figli, da nipoti, quindi qualcuno che dia una mano. Leggevo che è anche dedicato quest'anno agli agonisti, e non soltanto ai, e questo è un aspetto che forse abbiamo trascurato in avvio, ma in pochi secondi gli agonisti possono partecipare. Sì, è aperto anche agli agonisti non competitivi, però quindi coloro che non fanno gare, perché questo è un divertimento, uno sport. Quest'anno c'è anche l'appoggio del CONI, quindi anche il CONI ci ha riconosciuto come diciamo, entità e come iniziativa che dà possibilità a tutti di stare bene, quindi ci siamo appoggiati anche da Vittorio Tonello. Daniela, grazie. Daniela Boccadora Meri, buon lavoro naturalmente per le tue tante attività, grazie a voi per l'attenzione, appuntamento con Wisp Magazine la prossima settimana. Grazie a tutti.